Il nostro viaggio alla scoperta dei legumi prosegue con i piselli, protagonisti di tante squisite ricette. Scopriamo come cuocerli in Instant Pot. Sigla! I piselli in scatola sono l'aggiunta ideale per ricette a base di carne o pesce. Mantengono la consistenza e non rilasciano acqua in cottura. Imposta sauté a livello normal, dai un giro d'olio e fai rosolare una cipolla media tritata fine. Una volta fatto, unisci con 400 g di piselli in scatola e mezzo bicchiere d'acqua. Condisci a piacere. Noi aggiungiamo un cucchiaino di aglio in polvere e un pizzico di pepe. Chiudi il coperchio, sposta la valvola in posizione sealing e dal pannello imposta 10 minuti di cottura a pressione a livello high. Al termine rilascia manualmente il vapore. Fai riposare per qualche minuto e se dovesse essere ancora troppo acquoso, restringi qualche minuto in sauté. Un contorno ideale senza sforzi. I piselli surgelati sono ideali da cuocere al vapore. Prendi un cestello per la cottura a vapore e preparali con noi. Ti piace il nostro canale? Sblocca i vantaggi esclusivi con il programma riservato ai membri. Ogni settimana riceverai ricette extra da leggere e seguire passo passo, insieme ai nostri consigli e trucchetti. Scopri tutto dal pulsante Abbonati che trovi sotto il video. Versa un bicchiere d'acqua e inserisci il cestello con i piselli surgelati. Chiudi il coperchio e imposta pressure cook a livello high per 15 minuti. Finita la cottura, rilascia subito il vapore. Proprio così, già fatto. Piselli al vapore da accompagnare come vuoi. I piselli secchi non mancano mai in dispensa. In Instant Pot si prestano bene a zuppe vellutate perché tendono a sciogliersi facilmente. Versa i piselli in un setaccio e lavali bene in acqua corrente. Quindi trasferisci in Instant Pot e versa brodo vegetale in proporzione 1 a 3. Per ogni bicchiere di piselli, 3 bicchieri di brodo colmi. Condisci a piacere. Noi abbiamo messo un cucchiaino di curcuma, aglio in polvere e un pizzico di pepe. Chiudi il coperchio e fai partire la cottura a pressione a livello high per 12 minuti. I piselli secchi tendono a formare molta schiuma, per questo motivo è meglio attendere il rilascio naturale del vapore. Fai asciugare per una decina di minuti, completa con un giro d'olio e porta in tavola. Ora che i piselli non hanno più segreti, scopri le nostre altre guide qui a destra. Noi ti aspettiamo la settimana prossima per un nuovo video. A presto!